What? E l'Oscar come miglior rubrica di cinema va a... a noi! Sì! Ma vieni! Ma vieni! Purtroppo non è vero. Però questa è la stessa reazione che avrebbero voluto avere quelli che erano nominati agli Oscar. Ma il film era troppo brutto per vincerli. È proprio di questo che parliamo, signore e signori. E partiamo con il primo film, Transformers Revenge of the Fallen, diretto da Michael Bay nel 2009. La trama è semplice: abbiamo robottoni, abbiamo esplosioni, abbiamo gavettoni. No, gavettoni no. Però diciamo che abbiamo Michael Bayoni, che proprio sì, perché è Michael Bay. È ubriaco. Ed era ubriaco quando ha girato tutto il film. Sì. Infatti poi non è piaciuto neanche a lui. No, non è piaciuto anche a lui, che risvegliandosi dalla sbronza si è ritrovato al cinema. L'hanno portato lì. Ha guardato e ha detto: ma che è sta roba? È durata un'infinità sta sbronza, perché ci hanno messo mesi e mesi a girare il film. Ma lui era continuamente sbronzo. E vabbè, non è piaciuto a lui, non è piaciuto agli attori principali e non è piaciuto neanche a noi. Infatti passiamo al prossimo film. Sì, subito. Si tratta di Norbit del 2007, diretto da Brian Robbins. È un film dove c'è Eddie Murphy, che interpreta tante parti quante sono le lettere della parola Eddie Murphy. Eddie Murphy è un'unica parola. Lui è Norbit, un ragazzo un po' sfigato che deve lasciare la sua ragazza corpulenta per cercare di mettersi con un'altra. Questa in sintesi è la trama. Eddie Murphy, per entrare nel ruolo della ragazza, ha dovuto fare all'amore con così tante ragazze quante sono le lettere del nome Eddie Murphy. Tu forse non ricordi però che lui nel film interpreta anche un anziano asiatico. E infatti lui per entrare nel ruolo ha dovuto fare l'amore con altrettanti anziani asiatici. La vita di Eddie Murphy è stata rovinata. Bellissima. Dipende dai questioni di punti di vista. Se per caso avete avuto modo di parlare con Eddie Murphy e vi ha raccontato qualcosa sulla sua mirabolante esperienza, scrivetecelo nei commenti. Terzo film di oggi è Con Air, diretto da Simon West nel 1997. La trama di questo film è abbastanza semplice: c'è un aereo che sta portando dei prigionieri, qualcuno è cattivo, qualcuno è bravo. Chi è bravo? Nicolas Cage. E in questo caso la cosa più bella del film è la sua pettinatura. Nicolas ci regala uno dei momenti più belli della storia del cinema di Nicolas Cage. Io mi sono innamorato di Nicolas Cage proprio con questo film. E ha anche ricevuto una nomination come miglior film con una capigliatura stravagante di Nicolas Cage, ma non l'ha vinto perché l'ha vinto un altro film dove Nicolas Cage era interpretato da Dustin Hoffman. Sempre lui, sempre caro Dustin. Vecchio Dustin. Dustin! Ma andiamo avanti, perché adesso si parla di Batman Forever. Finalmente Batman, finalmente il 1995, finalmente Joel Schumacher. Ma soprattutto, finalmente un costume di Batman con i capezzoli a vista. Perché questa è la peculiarità di questo film. Sì, tutti lo ricorderanno negli annali, nei secoli, nei decesecoli, perché ha messo questi capezzoli. Li ha voluti lui, li ha scritti, li ha disegnati, li ha incisi. Sì, pensate che questi capezzoli sono fatti a sua immagine e somiglianza. Infatti ogni capezzolo somiglia a Joel Schumacher. E il film non si doveva chiamare Batman Forever, ma Capezzoli Forever. Esatto. Ed era un musical. Nipples Forever. Ed era un musical, esatto. Dove dei capezzoli poi ballavano. La produzione ha voluto dirottare la cosa verso altre decisioni. Mannaggia. Vabbè, questo è quello che succede nel mondo del cinema. Noi per oggi siamo arrivati alla fine. Oh. Abbiamo esaurito la nostra batteria di stupidaggini, quindi la dobbiamo ricaricare. Perciò scriveteci nei commenti le scene brutte che vi sono piaciute di più e noi leggeremo i vostri commenti. E non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale di Screen Week, scaricarvi l'app, seguire qualsiasi rubrica esistente nel portale e magari iscrivervi anche ai nostri canali se vi piacciono queste due facce che intanto hanno vinto un Oscar! Sì! Woohoo! Grazie Academy! Grazie! Grazie a tutti!